Il messaggio è quello che la Regione è impegnata fattivamente sul recupero dell'acqua e sulla sua valorizzazione. In questi mesi abbiamo aggiunto notevoli investimenti, ne abbiamo candidati sia nei CIS che nel Recovery Fund, investimenti che portano proprio ad un utilizzo migliore dell'acqua, a ridurre le perdite, ma soprattutto a un uso parsimonioso di questa risorsa. L'acqua è una risorsa, noi ne abbiamo in abbondanza, però non dobbiamo pensare che sia un bene che si possa sprecare. Tra i vari interventi, ad esempio, c'è in piedi un intervento di 25 milioni di euro che serve per raddoppiare quello che è la capacità di invaso delle nostre dighe. Cioè, in Basilicata si possono immagazzinare 1 miliardo di metri cubi, oggi ne possiamo immagazzinare soltanto 500 milioni. Con questi investimenti, 25 milioni, andremo a poter potenziare, a raddoppiare questa possibilità, adeguando i nostri impianti che molte volte risultano ancora non collaudati. Quindi un impegno molto forte perché capiamo che se da una parte l'acqua è una risorsa per la Basilicata, dall'altra parte è un qualcosa che non possiamo sprecare.